Allora ragazzi, ecco i dorayaki di Mr. Sambusiti. Bruttini direi, decisamente, non E sono venuti questi bene. qui. Questa sembra una palla da re. Da rugby. E questi qui sono i miei. Uno è carino questo. Alfatto spugnoso. E uno è un po' meno carino. Sembra una palla da rugby. Da rugby. E ora le andiamo a farcire con la marmellatina di fagioli che abbiamo preparata. Che abbiamo preparato e oggi è tardi, non è che molto gustoso. Viene chiuso, ragazzi, e ora lo assaggiamo. In realtà dicevano di farcirli ancora caldi perché poi questi angoli qua, i lati, sì, gli angoli, i lati del cerchio, fantastico. Tutto il perimetro del dorayaki va schiacciato a formare una specie proprio di panino chiuso, così. Però questo qua abbiamo fatto raffreddare un po' e quindi non si vede più tanto. Comunque. E ora assaggeremo. Li mangiano per merenda o per colazione? Il tiran. Sì, buono, però Sono più buoni con la Nutella, ecco perché tutti li fanno con la Nutella. Il test dell'assaggiatura del dorayaki è stato effettuato. Allora, l'impasto è onesto, è buono. Ma la marmellatina di fagioli È sa troppo di dolce. legumi, è troppo, mi sembra di mangiare le lenticchie dove c'è caduto dentro dello zucchero proprio a caldo. Beh, non è male, sono buoni in ogni caso. Fanno veramente c***o. Devo essere sincero, fanno schifo. Oh, mi sono piaciuti. Allora, sono buoni, però non mi è piaciuta proprio la confettura di fagioli. Non, proprio non mi convince il gusto del legume con lo zucchero. Sarà che in Europa il legume, boh, è sempre salato, quindi ho il palato che al ricordo del legume associa il salato. Quindi il legume con il dolce, non mi convince. Invece a me la marmellata non dispiace, però insieme alla consistenza molliccia della marmellatina, alla consistenza spugnosa del dorayaki, beh non sono male, però non so. Non hai, hai iniziato una frase lunghissima, non hai finito. Che non mi ha convinto, che abbiamo dolci molto più buoni, che ho assaggiato dolci molto più buoni. Quindi il consiglio che diamo a tutti i giapponesi è di venire in Sicilia e assaggiare un cannolo siciliano. Altro che i dorayaki di Doraemon. Ma se andate in Sicilia assaggiate anche gli arancini, quelli con piselli e ragù. E qua dentro la caponata, con gli arancini ricoperti di caponata. Ho gli arancini dentro Dentro un i arancino più grande. cannoli. Ho gli arancini dentro gli arancini ancora più grossi. Tipo una matriosca di arancini. Ho il pesce farcito con gli arancini. A few moments later. Siamo usciti dalla cucina finalmente, dalla cucina altrui. E siamo in macchina allora. Vediamo i nostri pareri e le nostre, diciamo, conclusioni sul dorayaki ai fagioli rossi azuki. Allora, partiamo dal presupposto che sicuramente in Giappone sarà più buono di come l'abbiamo fatto noi. Allora, il nostro consiglio che vi diamo è: se volete provare a fare i fagioli rossi, fateli, che sono particolari, sicuramente sono da provare La almeno una confettura di volta. fagioli rossi, La sì. confettura è particolare. Il dorayaki in sé è accettabile, non è, diciamo, Sembrano niente quelli di poi con eccezionale. il sciroppo di Sì, acero. sembrano i pancake, quelli americani. Quindi se volete provarli, fateli. Sicuramente, secondo me, quindi secondo il mio parere, sono più buoni con la Nutella. Quindi fateli pure con la Nutella, non state lì a comprare tutti i Fagioli. fagioli. Magari i fagioli li comprate e li fate, La zuppa. fate la zuppa di fagioli rossi, che sicuramente sono più buoni. Quindi, allora, si sta scaricando tutto. Allora, ricordatevi di iscrivervi, di fare gli incidenti, ricordatevi. Ricordatevi di iscrivervi alla pagina di Facebook mia e di Lisart, vi lasciamo tutti i link in descrizione. Ricordatevi di iscrivervi, quindi mettere un follow su Instagram a me e a Lisart. Guardate tantissime volte i cartoni di Doraemon.
E iscrivetevi alla pagina di YouTube soprattutto. Quindi ragazzi, qui è sera, buonanotte e ci vediamo a lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao ciao, ciao.